Ciao a tutte. Allora, oggi proviamo a fare insieme questo punto. Io sinceramente non so il nome, ma mi è piaciuto molto. Allora, credo che per delle copertine, delle maglie, delle non so che dire, anche degli scaldacollo, delle sciarpe, penso che sia molto molto bello. Allora, adesso lo andiamo a fare insieme. Allora, io ho preso della pura lana vergine praticamente, e andrò a prendere un uncinetto numero 3 e eccolo, come vedete, questo è un numero 3. E avremo niente, avremo bisogno di un paio di forbici per fermarlo alla fine. Allora, andiamo ad iniziare. Allora, come sempre, iniziamo facendo delle catenelle. Allora, queste le catenelle dovremmo fare un multiplo di 6. La prima, intanto non ci servirà, e andiamo a fare. Allora, 6, 12, 8, 30, 33, 6, 42 catenelle metto io. Voi fate per quello che vi serve. Comunque multipli di 6. Quando sono arrivate a 42 ci ritroviamo. Ho fatto 42 catenelle. Adesso faccio 2 catenelle e conto dalla prima 1, 2, 3, 4 e 5. E faccio una maglia alta sulla quinta catenella e continuo tutto questo giro. Praticamente il primo giro faremo tutte maglie alte. Vedrete che è semplicissimo, ma è molto di effetto. Mi sembra molto carino. Addirittura sembra fatto con i ferri e non con l'uncinetto. Vedrete che man mano che lo facciamo, oltre che essere semplice, è anche bello. Eccomi arrivata alla fine delle catenelle. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e iniziamo a fare delle maglie basse, proprio prendendola tutta, eh? Come vedete, punto su punto facciamo delle maglie basse. E anche in questo caso arriviamo fino alla fine del giro facendo sempre solamente delle maglie basse. Come vedete, non è difficile. Eccoci qua. Sono arrivata da piedi anche questo giro. Allora, l'ultima maglia bassa la fate sulla terza catenella che abbiamo fatto. Ecco qua, abbiamo fatto un giro di maglia alta e un giro di maglia bassa. A questo punto facciamo 3 catenelle. Giriamo il lavoro. Allora, prendete due volte il filo sull'uncinetto. Contate 1, 2, 3, 4. 5, la quinta maglia alta che abbiamo sotto, vedete? Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendete l'uncinetto,
Da destra verso sinistra prendete la maglia alta, vedete, in questa maniera. Penso che prendiamo il filo e iniziamo a fare la doppia maglia alta, che abbiamo preso il filo due volte sull'uncinetto, in questa maniera. Siamo adesso. Sempre sulla sopra la stessa maglia alta sottostante, vedete questa dove abbiamo preso la maglia altissima, sopra qui, questo punto, vedete, è sempre sopra la maglia alta, facciamo 3 maglie alte. Sullo stesso punto, 1. 2 e una 3. A questo punto riprendiamo il filo due volte sull'uncinetto e riprendiamo la stessa maglia alta che abbiamo sotto, dove abbiamo fatto già la prima. La riprendete come avete fatto la prima, da destra verso sinistra, prendete il filo. E facciamo la maglia altissima. Siamo a questo punto, riprendiamo il filo due volte sull'uncinetto e ricontiamo 1, 2, 3, 4 e sulla quinta rifacciamo la maglia altissima come abbiamo fatto sulla prima. Prendete il filo e rifacciamo la maglia altissima. 1, 2 e una 3. Allora, ripetiamo quello che abbiamo fatto da questa parte. Sulla maglia alta che è sottostante qui, in questo punto, spero che riuscite a vedermi qui, rifacciamo le 3 maglie alte. Sempre tutte e tre sullo stesso punto, 2 e una 3. A questo punto rifacciamo un'altra volta la maglia altissima, come abbiamo fatto da questa parte. Prendiamo il filo due volte sull'uncinetto, prendiamo di nuovo la stessa maglia alta che abbiamo preso prima. Da destra verso sinistra tirate il filo e rifacciamo la maglia altissima. 1, 2 e chiudiamo. Di nuovo, due volte il filo sull'uncinetto. 1, 2, 3, 4, la quinta, destra verso sinistra. Prendiamo il filo. E facciamo la maglia altissima. E una 3. Chiudiamo. Rifacciamo le 3 maglie alte come abbiamo fatto dalle altre parti, sempre sopra qui. Spero che riuscite a vedermi. Allora, la maglia alta è questa, proprio sopra, qui. 3 maglie alte. 1, 2 e 1, 3. Questo è il giro più difficile, gli altri rimarranno molto molto facili. Allora, due volte il filo sull'uncinetto, riprendiamo la stessa maglia alta, sempre da destra verso sinistra. Riprendiamo il filo. E facciamo la maglia altissima. Due volte il filo sull'uncinetto, ricontate 1, 2, 3, 4, la quinta maglia alta. Rifacciamo la maglia altissima. Riprendiamo
rifacciamo le 3 maglie alte sopra la maglia alta sottostante, sullo stesso punto. 1, 2 e una 3. Due volte il filo sull'uncinetto, riprendiamo la stessa maglia alta sottostante che abbiamo preso prima e rifacciamo la maglia altissima. E questo lo facciamo fino ad arrivare alla fine. Rifacciamo un'altra ancora insieme. Due volte il filo sull'uncinetto. 1, 2, 3, 4. La quinta la prendete. E facciamo la maglia altissima. Le 3 maglie alte sopra, proprio sopra la maglia alta sottostante. 3 maglie alte sullo stesso punto. 1, 2 e una 3. Due volte il filo sull'uncinetto. Rifacciamo la maglia altissima sempre sulla stessa maglia alta sottostante dove abbiamo fatto la prima, di maglia altissima naturalmente. 2 e 3. Arriviamo da piedi, ci ritroviamo. Allora, eccomi arrivata alla fine del giro. Ho fatto la maglia altissima, le 3 maglie alte sopra. Lo stesso punto, e una 3, maglia altissima, lo stesso punto della precedente, e qui facciamo una maglia alta sull'ultima maglia bassa che abbiamo fatto. Vedete? Adesso girate il lavoro, facciamo una catenella e ricominciamo con le maglie basse. Guardate, punto su punto, 1, 3, 5. 7. Punto su punto, praticamente vi dovrebbero essere 42 maglie basse come abbiamo fatto all'inizio le maglie alte. Ci troviamo da piedi. Allora, sono arrivata alla fine. Allora, l'ultima maglia bassa va fatta sulla terza catenella che abbiamo fatto sotto. Sono, per me sono venute 42 maglie basse. A questo punto facciamo 3 catenelle. Adesso è semplicissimo, guardate. Due volte il filo sull'uncinetto. Allora, vedete le 3 maglie alte al centro, praticamente 1, 2, 3. Su quella centrale facciamo la maglia altissima come abbiamo fatto prima. Vi faccio rivedere. Allora, due volte il filo sull'uncinetto, le 3 maglie alte, 1, 2, 3, quella centrale.
La prendiamo sempre da destra verso sinistra, tirate il filo e facciamo una maglia altissima come abbiamo fatto prima. E allo stessa maniera sopra sulla maglia bassa faremo le 3 maglie alte sullo stesso punto. 1, 2 e una 3. Prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e rifacciamo la maglia altissima sullo stesso punto, sempre da destra verso sinistra. E adesso continuiamo, sempre senza catenelle, senza niente. Contate, vedete le 3 maglie alte, prendete su quella centrale, da destra verso sinistra. Guardate che ho preso il filo una volta solo, maglia altissima, destra verso sinistra, e rifacciamo il giro in questa maniera. Sopra naturalmente facciamo sempre le 3 maglie alte, 1, 2 e 3 sullo stesso punto, eh. Maglia altissima, sempre da destra verso sinistra come abbiamo fatto prima, e chiudiamo questa, praticamente questa V. Vedete? 2 volte il filo sull'uncinetto, la terza maglia alta da destra verso sinistra, 1, 2. E chiudiamo le 3 maglie alte sempre sopra sullo stesso punto, 1, 3. Altra volta filo sull'uncinetto, riprendiamo. Ricordatevi sempre sulle 3 maglie alte di prendere quella centrale e fare le maglie altissime, sempre sulla stessa, sopra, rifacciamo le 3 maglie alte, 2 e 1, 3. 2 volte il filo sull'uncinetto, sempre da destra verso sinistra, sulla stessa maglia alta sottostante, rifacciamo la maglia altissima. Che ne pensate? Allora sotto scrivetemi se vi piace, non vi piace, se non avete capito qualcosa, fatemi sapere. Ho preso della lana celeste chiara proprio per farvi vedere meglio i punti. Maglie alte sempre sopra, spero che oramai avrete capito. Filo sull'uncinetto, riprendiamo la stessa maglia alta. E facciamo la maglia altissima e ripartiamo.
però ve l'ho fatto vedere tutto. Ecco, le 3 maglie alte sempre sullo stesso punto, maglia altissima. E una maglia alta sull'ultima maglia bassa che abbiamo fatto prima. Che ne pensate? A questo punto rifacciamo una catenella. Giriamo il lavoro e ripartiamo con le maglie basse. 1, 5 e una 6. E arrivate fino alla fine. E poi ripetete un'altra volta praticamente quello che abbiamo fatto adesso. Facciamo un giro di maglie basse e poi ripartiamo con le 3 catenelle e rifacciamo questa V con le 3 maglie alte al centro. Spero che il punto vi piaccia. Fatemi sapere qualcosa. Ciao, alla prossima!